polizia locale condivisa, ovvero la città mette insieme le forze con i comuni della cintura urbana per potenziare i controlli sul territorio. È il progetto della Grande Padova, oggi firmato dal sindaco Bitonci e dai sindaci di Albignase, Golimena, Legnaro, Villafranca, Padovana. In poche parole, i vigili di questi comuni potranno intervenire anche al di fuori del loro territorio, qualora ci fosse bisogno. Il progetto non vuole creare nuovi carrozzoni, hanno detto i sindaci, ma consentire una maggiore presenza delle auto della polizia locale, specie nelle ore notturne. Di notte, ed è un passaggio importante, la polizia locale di Padova possa supportare sugli incidenti stradali gli altri comuni. Questo significa che liberare le risorse dei carabinieri sul territorio per cose più gravi. Credo che questo sia l'inizio di un percorso veramente interessante che parte dalla sicurezza, dalla necessità di controllo del territorio, di presidio del territorio, che si possa allargare tranquillamente anche ad altri servizi. Credo che i cittadini oggi questo ce lo chiedano. Albignase ha già sperimentato questo sistema con il comune di Casalserugo e spera che la convenzione si possa allargare. Siamo l'unico comune, l'unica unione della provincia di Padova che ha un servizio fino al terzo turno, fino alle 2 di notte, tutte le sere. Ecco, vogliamo implementarlo grazie a questo accordo della Grande Padova.